Questo programma è offerto da... Finalmente l'ho trovata. Ce ne siamo. Ti dico che lei è sicura, capace, sa essermi vicina, solidale e crede nei miei stessi valori. Stai correndo troppo. Ci darà una mano con la nostra startup. Senti, io gliel'ho chiesto. Di sposarla? Ma no, di diventare socio. Socio di Emilbanca. Entra in Emilbanca, la tua passione è anche la nostra. Emilbanca, il cuore nel territorio. Buonasera a tutti, bentornati a Basketland. Questa sera vince la Virtus in trasferta a Capodorlando 69-86 e vince anche la Fortitudo, la partita contro Ferrara, ho avuto un gap, 83-66. Nel corso della puntata parleremo dei rapporti tra FIP e Lega Basket, che torna la pace sulla eleggibilità dei giocatori per la prossima stagione, e poi ancora, come nella vita, anche nel basket a volte le coppie scoppiano e i giocatori troppo simili faticano a coesistere e sono dannosi per le loro squadre. Ed ora possiamo cominciare. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go, lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. Buonasera, bentornati a Basketland. Qui in studio con me, come sempre, Marco Calamai. Buonasera. Alessandro Stagni. Buonasera. Fabrizio Pungetti. Ben ritrovati. E abbiamo con noi anche Matteo Montano, guardia di Ravenna. Buonasera a tutti. Nel corso della puntata poi sentiremo anche il general manager della Fortitudo, Marco Carraretto, e naturalmente proveremo a chiamare il presidente della Virtus, Alberto Bucci. Ed ora, Marco, iniziamo dalla notizia di oggi. Beh, guarda, una immediata e una molto, molto recente, ma su cui poi ci confrontiamo anche in studio. Io penso che la prima notizia debba essere di basket giocato e della vittoria di Brescia ad Avellino. Assolutamente impensabile in questo momento, Avellino era imbattuta in campionato. Brescia, dopo le 10 vittorie di fila, aveva avuto un momento di calo fisiologico, e poi è una squadra che non è costruita per primeggiare in testa alla classifica, aveva già battuto Avellino in casa, ha vinto una partita incredibile, davvero pareggiata in un modo pazzesco da Avellino con un canestro da funambolo di Rich, e poi vinta da Brescia, sotto di 5 Brescia a 1:20 dalla fine, e ribaltata con una prodezza di Michele Vitali. Un altro giocatore che, mi permetto di dire, la Virtus non ha controllato molto bene, come altri, come Baldirossi, che si è fatto indietro e quant'altro. Oggi Michele Vitali 17 punti in una vittoria che potrebbe essere fondamentale nella classifica finale. Questa è la parte, diciamo, della notizia legata al gioco diretto. Poi non so se avete visto ieri, se Repubblica l'ha riportato con una certa enfasi nella pagina nazionale, una notizia di basket ma di sport. Praticamente il titolo era "Fuori i genitori ultra", cioè sinteticamente nella provincia di Grosseto ieri e oggi le partite di basket giovanile sono state vietate alle persone over 18, cioè sotto 18 anni le vai a vedere, sopra 18 anni, soprattutto se sei un genitore, non entri. È una protesta che è nata da una iniziativa di una società di Arcidosso che si chiama Basket 2000, mi sembra, di Arcidosso, in base a una serie di situazioni che si erano create, l'ultima a San Vincenzo 20 giorni fa circa, in cui i genitori di ragazzi di 12, 13, 14 anni sugli spalti si picchiano, insultano, e addirittura in quell'occasione un babbo
avrovesciato un bidone dell'immondizia direttamente in campo per contestare l'arbitro, che immagino fosse un arbitro di 15 anni o 16, perché sono queste che arbitrano le giovanili. Ora, credo che questi episodi si commentino da soli. Mi fa piacere però che su questa iniziativa di questa società di Arcidosso, a questa iniziativa tutte le società di Grosseto e provincia, ricordate che Grosseto è una delle province più grandi d'Italia, Grosseto, Pavia e un'altra, sono le più grandi geograficamente, quindi un sacco di partite sono state vietate alle persone un po' troppo grandi, a 19 anni sei già grande. Mi è sembrata un'iniziativa purtroppo che nasce da un problema, e sì, Basket 2000 Arcidosso si chiama, però non so se vi è capitato recentemente di guardare qualche partita o altro, Matteo. Lasciamo stare le vostre, che magari purtroppo, tristemente, ogni tanto capita. Ma nel basket giovanile e anche soprattutto nel calcio, insomma anche in altri sport, queste cose succedono. Sì, sì, succedono e purtroppo sono cose spiacevoli. E poi dispiace anche perché, come hai detto, l'arbitro comunque era un ragazzino come quelli che giocavano. Certo. Quindi a maggior ragione è ancora peggio, però purtroppo sono cose che accadono. Bisogna essere intelligenti e far sì che non accadano più. Questa iniziativa è un po' strana, però particolare, e ci può stare, perché se questo avviene bisogna dare un segnale per far sì che non avvengano questi avvenimenti. Sì, almeno fa pensare, fa riflettere. Fabrizio, delle volte avrete visto anche voi e letto che qualche partita, qualche allenatore intelligente, sono messi d'accordo gli allenatori, hanno sospeso di giocare le squadre in campo perché i genitori dei ragazzi si stavano picchiando sugli spalti. Insomma, è un dato di fatto questo, no? Sì, direi che è diventato anche troppo frequente. Credo che soprattutto sia diseducativo per tutti, per i ragazzi, per i figli dei genitori che hanno questi atteggiamenti. Purtroppo credo che si rifletta quello che oggi è una società dove spesso i genitori tendono a voler mettere i propri figli davanti a tutto e non sanno mai vedere le responsabilità, gli errori, dire no, e invece vedono solo i diritti dei propri figli. Il messaggio più sbagliato che si possa mandare. Ale? No, io non parlo perché, non avendo avuto figli, potrei rischiare di dire delle cose poco piacevoli, ecco, nel senso che ricordo i miei tempi. Mio padre non è mai venuto a vedermi una volta in 24 anni che ho giocato a tennis. Ce l'hai già detto un'altra volta questo. Quindi questo è un po' il dato in controtendenza. Veramente è venuto una sola volta a vedermi, e alla fine della partita, tra l'altro vinsi questa finale di questo torneo, e ti ho detto basta. E gli feci vedere, guarda Pao, ho vinto la coppa, e lui però mi disse, vabbè, hai vinto con un morto, hai giocato con un morto, e allora... Questo tanto per dire la differenza un po' di mentalità che poteva esserci ai miei tempi, insomma. Ma io sono già esatto. Vecchio, ecco. Bene. Allora, in attesa di avere o Alberto Bucci oppure Marco Carraretto, io vi ricordo il nostro numero di telefono per i vostri SMS, il 366 2710 250. E magari Marco, intanto iniziamo certo. A anticipare i punti in apertura. Sì. Il primo è più, diciamo, tecnico organizzativo, il secondo è molto più di campo. Devo dire che Fabrizio qualche settimana fa ci aveva detto, guarda, di fronte a queste sparate o comunque provocazioni della Lega, quando aveva chiesto addirittura la possibilità, se ti ricordi Alessandro, di 12 giocatori stranieri pagando una luxury tax che era minima, perché abbiamo calcolato che con 140.000 euro di tassa potessi ai 12 stranieri. Insomma, lui diceva, guarda che arriveranno, fanno così per poi arrivare a un compromesso. Devo dire che aveva abbastanza ragione, perché poi il compromesso la federazione adesso lo fa vedere come una vittoria di entrambi. Mi pare sia una vittoria della federazione, perché la regola è 5 più 5 o 6 più 6, anche se poi ci ha spiegato il presidente Bianchi che hanno ottenuto, allora, l'equiparazione di comunitari e di stranieri, una diversa valutazione rispetto agli investimenti nel settore giovanile, chi avrà la foresteria avrà dei vantaggi, insomma una cosa un po' cose all'atere importanti.
però la sostanza è 5 più 5, 6 più 6. Allora, abbiamo il punto del presidente, andiamo a vedere il filmato che lo offre. E abbiamo già collegato con noi il presidente della Virtus, Alberto Bucci. Buonasera. Buonasera a voi. Ciao Alberto, non ti voglio stancare, la nostra squadra completa, abbiamo Matteo Montano in studio che ti saluta. Ciao Alberto. Ascolta, la partita di Capo d'Orlando, che sicuramente avrai visto, è stata in linea come ti aspettavi, un po' diversa? Un breve commento. Abbiamo avuto pazienza a giocare tutta la partita, senza accelerare, senza volere vincerla in 10 minuti, che ci portava sempre a commettere errori. Invece abbiamo avuto pazienza a giocarla, abbiamo sempre aumentato il vantaggio, poi l'abbiamo gestito, direi, gli anni massimi, a tutti i componenti hanno dato un contributo. Sì, sono d'accordo. Senti, sulla riduzione della squalifica Alessandro Gentile, penso che concordiamo che siamo rientrati nella giustizia, cioè, a parte che erano 2 giornate, perché la terza praticamente era punitiva nei confronti, e sono 2 perché una è punitiva nei confronti di un vecchio episodio che risale ai tempi di Milano, però insomma una giornata è corretta, 2 erano troppe, giusto? Sì, io direi che quello che è accaduto non vorrei parlarne più. Nel senso che c'è stato chi ha provocato, e è andato a difendere il fratello, la giustizia ha dato il suo parere, ora noi dobbiamo pensare a non essere vittime e lavorare col gruppo che abbiamo. Speriamo di avere Andoia sabato e poi aspettiamo Gentile per Sassari. Quindi mi anticipi l'ultima cosa, io pensavo che Ndoia e Alessandro Gentile rientrassero insieme, poi tu dici che probabilmente Ndoia ce la farà prima. Io lo spero, ha dato 20 giorni, 2 partite saltate, lui è un combattente, se non c'è problema lui gioca col dolore. Questo lo sappiamo, anche te sei un combattente, ti abbracciamo. Grazie a voi, un abbraccio grande e una buona trasmissione. E un saluto ancora a Montano. Grazie Alberto. Arrivederci. Ciao Alberto. Arrivederci Presidente. E, bene, quindi abbiamo avuto questa testimonianza. Anche te delle volte hai giocato sul dolore, addirittura una volta avresti voluto giocare e non hai giocato, giusto? Sì, giusto. Non era proprio un dolore o era febbre, non mi ricordo. No, era sì, un colpo della strega, diciamo, dell'ultima ora. Però eri pronto ad affrontarlo. Però ero pronto. Anche nelle giovanili forse ti sarà successo. Sì, è capitato, volta. Spesso distorsione alle caviglie che magari mi fasciavo e dopo continuavo la partita. Ecco, tu sei di quelli che riesci a giocare sul dolore? Dipende sempre da l'entità dell'infortunio, però diciamo che quando sono lì che c'è l'adrenalina non è una cosa troppo grave, ci provo, ecco. Sì, diciamo che ci sono giocatori che sono più portati. Come la febbre, quando c'è gente che con 37,1 non sta in piedi e gente con 39, non dico fa le cose normali, ma quasi. C'è gente che il dolore lo sopporta e chi lo sopporta meno. Voi avete avuto un qualche... Besta sicuramente non lo sopportava, eh? Me lo ricordo. Anche sono d'accordo con Matteo, dipende molto anche dall'entità del dolore. Besta sapevo che in quel periodo soffriva veramente molto molto. Uno che giocava sul dolore era Danilovic. Sì. Sasha era uno che tendenzialmente non si fermava come un po' Matteo a una caviglia storta o piccoli infortuni. Poi dipende sempre, anche Sasha in alcuni momenti della carriera si è dovuto fermare, specialmente per la schiena, aveva dei grossi problemi.
Riprendendo rapidamente il punto dell'eleggibilità dei giocatori, Fabrizio, allora 5 più 5, 6 più 6, il 5 più 5, quindi 5 giocatori, dire italiano non è neanche corretto, di formazione italiana, e 5 giocatori o stranieri o comunitari è una formula. Questa o può di portare, non formazione italiana. O di non formazione italiana. Questa formula potrà portare alla premialità, cioè 40.000 euro mi sembra, no, 40.000 no, molto di più. Il premio per chi fa giocare più minuti ai giocatori italiani. Invece chi sceglierà la formula del 6 più 6 è escluso da questa possibilità, e in quel caso pagherà 40.000 euro di tassa, non so, ecco, di situazione. Questo è più o meno, no? I prossimi 4 anni. Sì, la decisione è questa per il prossimo quadriennio. Direi che al di là delle ufficialità è una decisione che la FIP ha imposto da autorità, i toni con cui ultimamente la federazione aveva affrontato la questione sono abbastanza chiari in questo. Forse non è ancora quello necessario, non è il massimo. Leggo molti commenti anche dei tifosi che avrebbero voluto una riduzione ancora più drastica, però credo anche che non si possa fare tutto e subito. Apprezziamo intanto questo primo punto fermo in attesa poi di uno sviluppo progressivo. C'è voluto che possa durare 4 anni, uno può anche organizzarsi. Invece l'altro punto, secondo me, è molto interessante e lo possiamo sviluppare anche con Alessandro e con Matteo. Io ho giocato su questo fatto che, come nella vita, anche nello sport e anche nel basket le coppe scoppiano. Intendo che ci sono dei giocatori che sono molto simili nelle modalità di gioco. Non credo dipenda dal fatto che ci sono due che tirano spesso in una squadra, dipende come i tiri vengono costruiti. Allora mi sono segnato alcune coppie e poi, che i fatti dimostrano che scoppiano, e poi possiamo aggiungerne anche altre. Una che scoppia sicuramente è Gerrels Goodluck a Milano, cioè due giocatori che hanno bisogno di avere la palla in mano. Gerrels è anche uno che esce dai blocchi e tira, ma spesso si costruisce il tiro con tanti palleggi. Goodluck è uguale, quando manca uno l'altro, guarda caso, gioca sempre bene o quasi sempre bene. Ed è strano che Gerrels sia stato aggiunto a un giocatore che già si conosceva come Goodluck, perché c'era già Rosselli Gentile in Virtus, è identico. Guardate anche strutturalmente, Goodluck 1,90 m, Gerrels 1,87 m, sono simili. Rosselli e Gentile tutti e due 2 metri, tutti e due giocatori abbastanza pesanti, giocano in modo diverso, ma la palla la tengono, hanno le mani molto educate per passare la palla, vedono il gioco, troppo simili, troppo simili. E veniamo alla coppia che io dico che non poteva giocare insieme dall'inizio e verrà sdoppiata, che è Lijon con Cinciarini. Due giocatori che costruiscono i tiri con tanti palleggi, e questo limita moltissimo l'attacco. Nel passato mi è venuto in mente una coppia che l'intelligenza di un giocatore ha sdoppiato all'inizio. Alessandro mi guarda, hai appena citato un giocatore che intelligentemente si è tolto di mezzo. Ginobili e Danilovic non potevano giocare insieme. Danilovic, da grande giocatore, l'ha capito e non ha neanche cominciato, oppure ha cominciato e ha smesso, insomma. Sono coppie difficili da far coesistere. Diciamo anche che chi ha agevolato un po' tutta la cosa sono state anche le condizioni precarie di Danilovic. Probabilmente certo, dopo certo. I primi allenamenti Danilovic si è reso conto, da giocatore di un'intelligenza sopra la media quale era, che in una squadra del genere avrebbe avuto delle difficoltà a essere protagonista, perché era un grande giocatore, ma secondo me era anche molto capace nel vedere gli altri giocatori, e quindi lui credo che abbia capito che quel ragazzo, che poi dopo è uscito col sta tempo, giocando ancora, però. E oggi sta ancora giocando a 40 anni, sicuramente l'avrebbe in qualche modo anche probabilmente offuscato e l'avrebbe un po' coperto, insomma, con questo suo straripante potere fisico. Però è vero, in effetti quella era una coppia molto difficile da gestire. Questo che ho detto invece sono i fatti che lo dimostrano. È successo a te nelle giovanili successivamente, non, che poi uno può essere molto amico dell'altro, ma è una modalità, come nella vita è uguale, no? Se tu sposi o stai insieme a una persona che è identica a te,
diventa una noia pazzesca e dopo, cioè, no, non va bene, ci vuole quella giusta diversità per cui ti completi, no? E questo penso sia anche nel gioco. Sì, da un lato diciamo sono d'accordo con te, però dall'altro penso anche che chi è più se uno è intelligente raggiunge dei compromessi, quindi basta pensare in NBA i fenomeni che ci sono e che magari giocano nella stessa squadra e riescono a giocare, magari vincono dei campionati, guarda Golden State. Quindi se c'è l'intelligenza di uno e dell'altro di rinunciare a qualcosa per magari il bene comune, le coppie possono anche non per forza sdoppiarsi, ecco. Poi è ovvio che magari, come in questi casi che hai citato, è l'unica via d'uscita. Sì, però vuol dire anche Golden State, qua dove c'è Stephen Curry, giusto? Di Curry però ce n'è uno, cioè che gioca in quel modo, c'è lui. Poi c'è quell'altro che tira. Sì. Cioè, io parlo di similitudini proprio nel gioco. Insomma, è difficile poter giocare insieme per alcuni giocatori. Ecco, io vedo che ci vuole una... Ne basta uno, infatti, in un certo modo, tra quelli che giocano molto, perché poi se uno gioca 30 minuti e uno gioca 5, è un altro aspetto, uno può fare anche il cambio, capito? Però insomma queste sono cose da sistemare e, come sempre si dice, anche il proverbio in questo caso è giusto, sarebbe meglio non sbagliare, ma nel caso in cui tu sbagli è bene uscire dall'errore, non perseverare. La Virtus è uscita da questo inghippo, uscendo dal discorso di Rosselli, per esempio. Come l'altra volta se n'è uscito da solo Danilovic. Dovremmo andare con Carraretto. Allora, lanciamo il... Che si è ben vinto il campionato, sì. Intanto il terzo tempo Fortitudo e quindi andiamo a collegarci con il general manager della Fortitudo, Marco Carraretto. Buonasera, ciao. Buonasera. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Marco, grazie. Allora, qui c'è un tuo compagno di squadra che mi diceva che ha vinto un campionato con te, me lo confermi? Matteo Montano ha vinto un campionato con te? Certo, grande Matteo, sì. Ciao Carra, grande. Bene, ascoltami, possiamo dire molto strana la partita con Ferrara, sia da prima, coach malato, un americano fuori, l'altro che esce, sia per come si è sviluppata. L'aggettivo strano va bene, poi ne possiamo aggiungere altri, sei d'accordo? Ma insomma è stata una partita che è cominciata insomma con molta tensione, come hai detto tu, si arrivava da una brutta settimana dopo la sconfitta di Iesi, ci sono stati alcuni problemi diciamo all'interno della squadra, però insomma poi dopo dal quinto minuto penso che sia stato il momento in cui Cincerini ha fatto il canestro da tre punti, insomma la squadra è venuta fuori con carattere. Sì, questo è sicuro. Ho sentito nella conferenza stampa di Stefano Comuzzo, che come sempre persona squisita ed educatissima, ha ringraziato tutti, ma ha spesso parole, non so se l'hai sentita, in particolare per te, dicendo Marco Carraretto mi ha molto aiutato e ha parlato molto con i giocatori. Non ti chiediamo di che cosa naturalmente, ma mi confermi questo, che in settimana hai parlato molto con i giocatori? Si arrivava da una brutta sconfitta, il coach che è malato, che non è mai venuto in palestra, quindi il secondo che prende le redini della squadra non è mai facile. Quindi niente, gli sono stato vicino più che ho potuto, ho cercato di far capire ai ragazzi cosa dovevano fare per aggiustare quelle che erano state le problematiche della partita con Iesi, ho ascoltato quelle che erano state le difficoltà che loro avevano incontrato e abbiamo cercato tutti di aiutare la squadra a trovare qualche sicurezza in più di quella che c'era stata, a dire il vero poca roba, a Iesi, per dargli la possibilità di rientrare in fiducia e di giocare questa partita con Ferrara, che era molto delicata, nel miglior modo possibile. Quindi sono contento che il mio lavoro di diciamo congiunzione tra quello che è un po' il campo e diciamo la scrivania sia importante, che sia apprezzato, questo mi fa molto piacere. Io sono sicuro che sia importante questo ruolo. Senti, senza dare certezze, oppure se vuoi le dai te, diciamo che Legion in questo momento è più fuori che dentro dalla squadra dell'oggi e del domani. Ma senti, questa settimana non si è mai allenato, ha riportato, provato ad allenarsi il mercoledì pomeriggio, ma c'è stata una ricaduta, quindi non avendo mai fatto un allenamento in questa settimana non era della partita.
si stanno, non ti nascondo, facendo delle valutazioni tecniche, non c'è ancora niente di deciso, però si stanno facendo delle valutazioni, quindi la gara di oggi ci ha dato qualche indicazione in più rispetto a quella della sconfitta di settimana scorsa. Stiamo cercando di raggiungere l'obiettivo ambizioso che abbiamo in questa stagione, aiutando la squadra a trovare la quadratura, a trovare un'identità forte e a cercare di dare una serenità di lavoro durante la settimana che gli permetta di esprimersi al meglio poi nel giorno della partita. Quindi un'ultima cosa, e presto magari per dirlo perché andrà fatto esami più approfonditi, l'infortunio di McKamey, ecco, che cosa ci puoi dire a oggi? No, è stata una classica scavigliata, ha messo il piede sopra quello di un avversario e aveva provato a rientrare in campo con la caviglia fasciata, ma gli sentiva un po' di dolore. Ora, non credo sia niente di che, insomma, è da monitorare domani con gli esami clinici, insomma, niente di grave, ecco. Comunque, giocando, possiamo dire fino adesso, non tanto bene, perdendo male alcune partite, particolarmente quella con Ravenna, quella di Esi e compagnia, siete a 2 punti da Trieste. Questo era impensabile un mese fa. Ah sì, se guardiamo il nostro cammino fino adesso, diciamo che il risultato è eccellente. Chiaramente, come ho detto prima, l'obiettivo di questa stagione è ambizioso, quindi ogni passo falso, ogni problematica viene amplificata. Però credo che trovando un po' di serenità, trovando un gruppo che sta bene insieme, che lavora bene durante la settimana, si possano fare dei grandi passi avanti che spero si vedano già nella partita di ritorno dell'8 di febbraio contro Trieste, che sarà un test importantissimo. Quindi ora pensiamo a orzi nuovi, a confermare quello che di buono abbiamo fatto vedere stasera, e poi dopo giocarci il tutto nella partita casalinga con Trieste. Grazie Marco. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci, in bocca al lupo. Ciao, buonasera. Grazie Crepi. Matteo, un flash sul Carletto che conosci te, nel senso da general manager lo puoi intuire, ma non lo vivi giorno per giorno. Da giocatore, io sono un grande ammiratore di Carletto, perché ritengo che sia un giocatore di qualità normali, nel senso di parliamo, lui è una giocatina 1 e in nazionale e ha vinto 6 o 7 scudetti, quindi, però è un giocatore che in attacco e in difesa ci potevi sempre contare. Ecco, da compagno di squadra, che come te lo ricordi? Lo ricordo che Carletto è semplicemente un esempio da seguire. Io la cosa che mi ricordo, che mi ha impressionato più di tutti, era che quando arrivò, comunque almeno da parte mia c'era un po' di soggezione, perché comunque Carletto ha vinto un sacco di... Il campionato in corso è arrivato, sì. Vero? Vinto un sacco di scudetti e comunque aveva un nome importante, nazionale, eccetera. Il primo allenamento, mi ricordo fine allenamento che tiravo con lui, cioè avevamo comunque fatto 2 ore di allenamento, lui tirava, correva di qua e di là, cioè comunque ci dava sempre il massimo, pure a 38 anni, perché comunque la sua età e la sua carriera, possiamo dire, l'aveva anche già fatta. 15 anni più di te, insomma, via. Esatto, e invece lui proprio, infatti ho detto, cavolo, se Carretto fa così ancora, vale anche meglio che ci diamo sotto anche noi. E quindi veramente, poi una persona, cioè unica, nel senso è un amico adesso, quindi certo. È stata una bella scoperta, ecco. Bene. Allora, mandiamo la grafica e parliamo invece dei giocatori italiani giovani alla ribalta. Sì, io qui poi sentiamo anche tutti gli altri compagni di viaggio. Io ho messo alcuni giocatori giovani, nel senso protagonisti in A1, anche se non giovanissimi. Il nostro concetto di giovani è diverso da quello degli americani e soprattutto degli slavi. Però italiani in genere, sicuramente un giocatore che non è più giovanissimo, anzi non lo è giusto, non è neanche vecchio, che è stato protagonista assoluto in settimana è Melli, perché questo è un giocatore che è cresciuto molto, però insomma segnare 23 punti in una partita che il Fenerbahce vince in volata contro il Barcellona con rimbalzi e assist è l'ennesima conferma che questo giocatore non è stato capito sufficientemente in Italia né in nazionale fino a
all'ultima gestione che abbiamo avuto, e che è davvero un giocatore che conta e che sposta in Europa. Per quanto riguarda l'Italia, io ho seguito ieri la partita, non so chi di voi l'ha vista, tra Pesaro e Reggio Emilia. È stata una partita stranamente divertente, perché il basket italiano non è sempre divertente, dove due squadre, entrambe le squadre meritavano di vincere. Reggio Emilia ha meritato di più perché ha condotto quasi sempre, però entrambe meritavano di vincere. Dentro questa partita finalmente Mussini ha avuto modo di giocare, perché Della Valle stava giocando male e ha avuto spazio, e Mussini ha fatto 18 punti in A1 sbagliando un tiro, con 4 su 5 da 3, alcuni tiri micidiali, e 3 su 3 da 2 punti. E Monaldi, che non credo avrà la tua età, forse un po' meno, un anno in meno, un giocatore molto dimenticato nelle serie inferiori, dopo aver avuto una carriera importante nel settore giovanile, ha fatto 17 punti per Pesaro, anche lui facendo 3 su 4 da 3. Quindi questi giocatori ci sono, e come sempre li facciamo giocare solo per necessità o per disperazione, e questo è molto triste. Non posso non citare Michele Vitali, perché, ripeto, 17 punti vincendo con Brescia ad Avellino, con l'ultimo canestro, recuperando un mezzo rimbalzo d'attacco, uscendo da 3 punti e sparando solo dalla fine da 3 punti fuori equilibrio. Quindi è un giocatore che, se ha spazio, dimostra di meritare. Fabrizio, tu sei un attento osservatore, ci sono altri italiani, a parte la partita di Cremona con Cantù. Cantù diventa difficile che ci sia un italiano e si metti in mostra. Per Cremona io ho visto un attimo Ricci giocare bene, però non so poi se avrà continuato in questo modo. Ho visto Portannese fare delle buone cose, e questo mi fa piacere, perché è un giocatore che merita di stare in campo. Non so se c'è qualche altro italiano che viene in mente. Certo. Fontecchio. Dimmi. Ruth Cremona, c'è Fontecchio. Fontecchio. Non so in questa partita come si sia, però stava venendo da un buon momento, ma direi che nella giornata di Serie A questi sono i giocatori che si sono distinti di più. Se vogliamo dare un'occhiata alla A2, un giocatore che non è forse più giovanissimo, ma sicuramente non è vecchio, è proprio nel pieno della sua maturazione, Tessitori, che forse in Serie A aveva avuto un impatto precoce e è finito quindi in A2, ma sta crescendo in maniera molto molto consistente. Ormai il ventello è quasi una certezza. È quasi sistematico, sì. Ci sono questi due lunghi, ce ne sono pochissimi in A1, ma Tessitori e Candussi giocano in A2 e spesso sono utili. Voi avete dei mezzi lunghi, Chiumenti, gli italiani. Sì, Chiumenti e Masciadri, che vabbè, sì, però, è 4. Diciamo, ma... più esce e tira, insomma. Sì, lui è 4, è tiratore micidiale, però si gioca da 4. Grandi Marpioni, soprattutto. No, aspetta, Marpioni, questi sono dei bambini questi. Raschi? Raschi. 40 anni, 2 metri, gioca in tutti i ruoli. Sì, dall'1 al 4 lo fa. E senza sforzo. Sì. Oggi Chiumenti 19. Sa giocare a pallacanestro, ovviamente. Passo e tiro importante. E devo dare una notazione per Cinciarini, non quello della 2, che non è ancora in condizione, anche se oggi è stato utile, ma il fratello, perché spesso a Milano, visto che Abbas e Pascolo di fatto non giocano, è uno di quelli che anche in Coppa si batte, almeno si batte con grande impegno. Di che cosa ci parla stasera il tuo punto, Pungio? Ma in realtà abbiamo già sfiorato alcuni degli argomenti, e sicuramente quello delle nuove decisioni per l'eleggibilità dei giocatori stranieri e italiani, come l'episodio accaduto in Toscana per questa vicenda antipatica di genitori che fanno gli ultras alle partite dei loro figli. Diciamo quindi, a questo punto mi guardavo in questi giorni, mi era capitato di leggere prima della partita con il Maccabi un bel articolo su Repubblica di Coach Gamba, un mito del basket italiano, che nonostante i suoi 80 e passa è ancora pungente e vivace, e perfino lui si era un po' lasciato convincere che Milano avesse trovato un'anima difensiva.
guardandola poi contro il Maccabi, per carità, in una serata di tiro che capita forse una volta all'anno, mi veniva da pensare come si sarà sentito coach Gamba proprio dopo aver scritto queste note. Purtroppo Milano è ricaduta nei suoi errori e nella sua situazione europea, che ormai langue da tempo. Un'altra delle vicende che hanno un po' caratterizzato queste settimane è stato le dimissioni di Banchi a Torino. Un po' di dettagli che stanno cominciando ad emergere: Banchi ha lasciato lì, fra contratto della stagione in corsa e quello che era successivamente, qualcosa come 500.000 euro, quindi sicuramente una scelta di grande dignità. Sicuramente era un rapporto iniziato male. A Varese c'è stato un episodio che poi è stato smentito dell'ingresso negli spogliatoi, ma qualcosa di simile era accaduto, nel senso che non erano dentro ma molto vicini. Molto vicini, e poi che ci fosse un po' una spaccatura, perché Vujačić era un po' in discussione, soprattutto con una parte della squadra non si fosse creato il feeling giusto, e quindi da parte della squadra questa è stata un po' interpretata forse come la vittoria di Vujačić. Insomma, credo che sia un giocattolo che vada rimesso a posto, e anche Recalcati, pur con la sua grande esperienza, avrà un bel da fare. Qualche spicciolo di mercato è ormai fatta: Austin Day a Venezia, sicuramente un grandissimo talento, a volte un po' invasivo. Credo che Venezia un giocatore di questo talento non ce l'avesse, e bisognerà vedere appunto se anche lì magari scoppiano degli equilibri, se Day sarà in grado di calarsi con il modo giusto. Oggi per esempio Bramos, 26 punti, si è preso dei tiri, ma è ovvio che l'arrivo di Horelic dovrà ridosare un po' anche molti assetti della squadra. Su Kalnietis non c'è ancora certezza, invece sembrava più vicino a Venezia, ma ancora si vedrà nelle prossime giornate. Un appendice solo su queste note sempre interessanti di Fabrizio, per dire che Recalcati si è preso una bega enorme a Torino, e che comunque la squadra era per Banchi, perché è difficilissimo che un allenatore che va al posto di un altro all'inizio non riesca a incidere. Una scossa c'è sempre. Banchi però non è un allenatore esonerato per incapacità o per mancanza di risultati, ma per una sua scelta e per l'invadenza della proprietà. Ma la proprietà si è lanciata in un'avventura a testa bassa, e credo anche Recalcati, perché si può perdere, ma 3 o 4 partite perse di 30 punti non va bene. La squadra non gioca a pallacanestro, cosa che con Banchi faceva spesso, non sempre, perché ogni tanto faceva grandi risultati e una brutta sconfitta, ma Banchi la riprendeva. Io ho visto la partita di Sassari, hanno perso di 30 punti in Lituania, hanno perso in casa, mi sembra una società allo sbando completo. Non mi meraviglio di niente, non mi meraviglierei di niente. Non dico che Banchi fosse richiamato, perché forse non lo faranno, ma non sono così sicuro che Recalcati finisca la stagione, non sono sicuro che questi giocatori finiranno la stagione. Mi pare una situazione esplosiva e che è stata sottovalutata dalla proprietà. Sicuramente Banchi si è dimesso, ma c'è anche modo di non far dimettere uno, prima di non metterli in quelle condizioni e poi di dire: sono il presidente, però in questo caso ho sbagliato, la prego di tornare. Questo è quello che sarebbe dovuto succedere, non solo su un piano etico, ma anche su un piano prettamente pragmatico, perché Torino, secondo me, si è lanciata in un vicolo non cieco. Di più, e con tutte le squadre che stanno recuperando, Cremona, Reggio Emilia, Brescia, che addirittura continua a essere una grandissima realtà, vediamo dove finisce Torino. Banchi l'ha lasciata quinta in classifica, vicinissima ai primi posti e pronta per la Coppa Italia. Veniamo, e in Coppa messa bene. Vediamo dove finisce Torino. E noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
Festeggia con l'Ottica Pasquini i 110 anni di storia. Occhiali da vista delle Griff più prestigiose. Lenti italiane di altissima qualità e di qualsiasi tipo, anche personalizzate e progressive. Controllo della vista professionale. Super garanzia di 3 anni. E per te un super regalo, lo sconto del 30% su tutti gli occhiali da vista completi di lenti. Qualità e professionalità a un prezzo incredibile, fino al 31 dicembre. Ottica Pasquini, dal 1907 a Bologna, in via Indipendenza 20M. E ti piace lavorare con i bambini? È molto stimolante, sì. Adesso stiamo raccogliendo fondi per un'aula multimediale, uno spazio in cui i ragazzi possono partecipare direttamente alle lezioni, insomma imparare dalle reciproche differenze. Che cosa inutile! Imparare dalle reciproche differenze. Scegli bene a chi raccontare i tuoi progetti. Entra in Emilbanca. Sappiamo ascoltarti, veramente. Emilbanca, il cuore nel territorio. Mangiamo. Dai, prendiamo un taxi. Fatto, possiamo permettercelo, no? Certo, intanto siamo in 3. Poi dai, è bello comodo. Arriviamo lì davanti, conciati così, poi... Mio padre mi fa prendere un taxi la sera quando vado a danza. La sera anche mia madre. Lei è serena e tranquilla e non rompe le... Oh, 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 siamo in uno spot. Uno spot? Scatole, avrei detto scatole. Chiama un taxi Cotabo. È più conveniente di quello che dicono. Alubox, azienda bolognese con sede a Pianoro, produce cassette e casellari postali condominiali. Propone, tra una vasta gamma di prodotti, i nuovi casellari condominiali da esterno della serie Slim in varie colorazioni e composizioni, 100% made in Italy. E per i tuoi regali, scopri le nuove bacheche portachiavi Miaki e le cover intercambiabili per la cassetta postale Mia. Trova quella che più ti piace e cambiala quando vuoi. www.alubox.it. Seguici su Facebook. Alubox, apposta per te. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Testimonial d'eccezione di Eurocamp, coach Stefano Pilastrini ed il play vice campione olimpico Gianmarco Pozzecco. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Bentornati in studio, andiamo a vedere il filmato che offre il punto Fortitudo. Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab, progettazione e design. Hop Displays, fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops, progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In Store, partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shop in shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro. Detto. Allora, vittoria per la Fortitudo nella partita contro Ferrara, 83-66 il risultato finale. Marco. Sì, come ho detto prima, una partita veramente molto, molto strana, adesso ne parlerò un pochino, abbiamo già toccato diversi temi con Carreretto. Io credo che ora, al di là di quando potrà rientrare il coach Boniciolli,
la linea, intuisco che sia quella di restringere ulteriormente rotazioni e roster. Sostengo da sempre che una squadra non può essere fatta di 12 giocatori. È vero che non era costruita in questo modo. Bryant è arrivato per l'infortunio di Pini e di Chillo. Chillo e di Gandini, e anche alcuni infortuni di Pini, e poi è rimasto. Rosselli si è aggiunto perché si è creata una situazione particolare che andava sfruttata, però a 12 non si può giocare. Quando quelli che vanno in tribuna o non giocano sono e si sentono bravi come quelli che sono in campo. Penso che si scenderà sicuramente a 10. Bisognerà capire laddove il Legion, come io credo che succederà, andrà a Mantova o comunque andrà via, dove serve e quando servirà un altro straniero. Penso che Fulz sia avviato a diventare il titolare come playmaker di questa squadra, McKennie scalerà come guardia. Quando Fulz avrà il mal di pancia o avrà dei falli, McKennie tornerà a fare il playmaker con questa situazione. Credo che da questo punto di vista sia ancora più beffardo il fatto, e sia stato più beffardo il fatto che Marcus Green si è liberato da Venezia ed ha giocato proprio contro con Iesi. Marcus Green è un giocatore che in a due conta, perché ha vinto Iesi a mani basse con la Fortitudo, e Iesi ha rischiato di vincere a Treviso. Treviso è alla quinta vittoria in fila, Pilastina ha messo a posto le cose, ha vinto 74-72. Mark Green ha fatto 13 punti e 9 assist, perché a questo livello lui i giocatori li mette a posto. Penso che queste cose uno ci debba riflettere. Oggi la squadra, con un inizio difficile, ha reagito bene, ma se guardate il minutaggio, hanno giocato in 7, perché l'ottavo italiano ha giocato 8 minuti. Quando giocavano tutti 15 o 20 minuti è difficile giocare bene, e come ha scritto giustamente Faggiano qualche giorno fa su Bologna Basket, ha fatto l'esempio di Pini, l'ultima partita ieri ha giocato 4 minuti, sicuramente non bene, non è rientrato, mentre Italiano aveva cominciato in modo drammatico la partita contro Udine, ha avuto modo nel suo tempo di rigiocare e ha giocato molto bene nel suo tempo. Se non avesse avuto questa possibilità, sarebbe rimasto negli occhi del coach e della gente un Italiano che aveva giocato in modo disastroso all'inizio come Pini e Iesi. Se non c'è modo di sbagliare e di poter essere riprovati, è difficile per tutti poter giocare. Faccio un accenno a Ferrara, perché sinceramente con quei giocatori e con un allenatore che è stato promosso sul campo, quindi penso che abbia le caratteristiche e le qualità per allenare, mai avrei pensato che si presentasse a Bologna in questo modo. Cioè, la Fortitudo, al di là di tutto, ha giocato, lasciamo stare il coach che comunque sa fare il suo mestiere, senza Mancinelli, senza Legion e senza McKennie. Ora, uno viene qui e becca 20 punti sui groppone, dopo essere stato avanti anche di 8-10 punti, non ha tenuto un 1 contro 1 di nessuno. Cinciani sembrava una libellula. Sulle rotazioni, linea di fondo, si andava a canestro, non c'era uno che ruotava. Panni, mi sembra che si chiami, questo giocatore ha giocato 25 minuti ed era in campo durante il recupero della Fortitudo. Io, una squadra che si presenta così, non sembrava una squadra che avesse cambiato appena allenatore. Ripeto, Hall, Molinaro, Cortese, lo stesso Rush, non è che ce l'hanno tutti in a due. Mi ha molto colpito questa partita di Ferrara, me l'aspettavo completamente diversa. Poi succederà dalla prossima, però questa partita qui mi ha molto colpito. Beh, direi che è stata in linea con le trasferte di Ferrara quest'anno. A Imola ne prese una quarantina, 30. Hai ragione, inizio di campionato. Beh, Montegranaro 15 giorni fa. Sì, sì. Quindi evidentemente il problema non era Martellossi. Ecco. Ah, ecco, sì, però io... Poi tra l'altro in settimana è andato via anche playmaker Venuto che credo fosse importante, perché non ha molte alternative Ferrara. Moreno è un playmaker sui generis. Sì, sì, è vero. Io ripeto, quando ho visto Cinciarini andare via su una di fondo, tutte le qualità di Cinciarini, non certo la velocità, e andare a fare un sottomano da sotto libero per due volte di fila senza un aiuto, ho detto, ma forse le rotazioni non sono state ancora ripassate. Mi ha colpito, ecco, questo aspetto. Normalmente una squadra che cambia allenatore ha un altro atteggiamento, poi succederà. Allora, mandiamo la grafica che offre il punto Virtus, invece vittoria anche per la Virtus contro Capodorlando. Chi parla? Sesta vittoria nelle ultime sette. Sì, sesta vittoria nelle ultime sette. Beh, allora, per essere obiettivi bisogna anche dire che la Capodorlando di oggi
a me è parsa veramente poca cosa. E la cosa che mi preoccupa molto è che una squadra come Capodorlando quest'anno stia facendo le coppe con una squadra così rimaneggiata. Credo che fare delle coppe europee, a partecipare, ma lo dicevi tu anche la settimana scorsa, partecipare a una competizione europea con una squadra del genere alla fine faccia male sia alla Coppa ma anche al campionato, perché poi i risultati sono questi. Tra l'altro oggi sono stati ulteriormente sfortunati, perché l'unico giocatore che li ha tenuti a galla durante la partita, questo Stojanovic, tra l'altro 24 punti in 22 minuti, si è fatto male. Si è rifatto male, esattamente, e una volta uscito lui la squadra si è praticamente sciolta e la Virtus ha avuto a quel punto il terreno spianato per andare tranquillamente a casa con la vittoria. La Virtus dal canto suo ha fatto quello che doveva fare con due giocatori in meno, ha fatto una partita secondo me molto interessante come squadra, hanno difeso finalmente tutti insieme molto molto bene secondo me dal primo fino all'ultimo minuto. Nota particolare per un paio di giocatori che mi sono piaciuti oltre il dovuto e che all'inizio erano stati un po' criticati, cioè vale a dire Oliver Lafayette e Marcus Slaughter. Tutto sommato, insomma, due punti che sono veramente importanti, perché stasera la Virtus tra l'altro si trova al quinto posto ed è una posizione che per una squadra che, ricordiamolo, è neopromossa, è sempre un ottimo risultato. Guardate come ha giocato Lafayette avendo di più la palla in mano, e guardate come ha giocato Radori senza Alessandro Gentili. I primi 10 minuti ha fatto lui il capo squadra. Radori 10 punti in 10 minuti, 15 il primo tempo, dove la Virtus ha dato l'imprinting. Una squadra che ha giocato insieme. Allora, siamo stati abbastanza veloci, Benny. Sì, un po' troppo. L'abbiamo spiazzata, vedi? Allora, andiamo a vedere i risultati e classifica della A1. Partiamo da Pesaro contro Reggio Emilia, 96-104, Sassari e Torino 92-80, Avellino-Brescia 95-96, Trento contro Venezia 79-83, Capodorlando appunto Virtus 69-86, Brindisi Pistoia 88-74, Cremona Cantù finita da pochi minuti 109-100, mentre giocheranno domani alle 20:45 Varese contro Milano. Per una classifica? Sì, dove Brescia è sicuramente prima, perché era pari ad Avellino, adesso c'è anche il 2-0 su Avellino. Matteo, di questi risultati qual è che ti ha colpito di più? Ma forse la vittoria esterna di Brescia su un campo caldo. E poi anche Venezia, che ha vinto penso di uno, anche Venezia di poco, di pochi punti, sempre fuori casa. Trento quest'anno fa fatica a contro Trento, che comunque vincere là non penso sia non è mai semplice. Quindi a questo punto lasciamo un attimo la classifica Max, Brescia è da sola. Se Milano domani vincesse il derby, non lo so, perché Fabrizio ha ragione, io mi sarei espresso come gamba, avevo detto che Milano si era finalmente ritrovata, ha vinto due partite in Coppa importanti e contro il Maccabi si è sciolta di nuovo in difesa. Quindi una Milano alterna può anche perdere a Varese, però se vince a Varese... Milano, nonostante i giochi all'incontrario, sarebbe prima in classifica, perché avrebbe il confronto diretto con Brescia vinto in casa al momento. E poi vedete che Venezia è recuperata, è praticamente pari al secondo posto con le altre, poi c'è un piccolo gap, la Virtus e Torino, giustamente la Virtus è avanti perché ha vinto in casa, poi c'è Cremona che in questo momento sarebbe nei playoff e poi Cantù che sarebbe nei playoff in questo momento, perché credo abbia vinto o una o due partite addirittura con Sassari. Di quelle dietro potrebbe forse recuperare Sassari. Reggio Emilia, quando si mette a giocare, abbassa la testa, è sempre una squadra pericolosa. Devo dire che Vitucci a Brindisi sta facendo un lavoro straordinario, ha vinto non so se tre delle ultime quattro, o lui ne ha giocate sei, mi sembra. Ha perso a Capodorlando di un punto e vinceva i 10 a pochi minuti dalla fine, e ha perso in un modo clamoroso in casa con Cantù, le altre le ha vinte tutte, e quindi il Brindisi potrebbe un pochino recuperare, però penso che solo Sassari abbia la forza di insidiare o Cantù o Cremona o Torino, che potrebbe anche cascare a Peracotta di sotto.
le altre obiettivamente non vedo come le prime 5, Virtus compresa, possano non fare i playoff, ecco, perché Torino potrebbe fare Karakiri, ecco, obiettivamente, ma le altre, e con questa grande sorpresa di Brescia, in fondo alla classifica, Pesaro ha perso in un modo molto sfortunato ieri, nel senso che Reggio Emilia ha meritato, però ha giocato bene anche Pesaro, però arriva lì e le manca sempre qualcosa. Capo d'Orlando. Questo è un brutto segnale per Pesaro, che ne ha perse già un'infinità. Giocandosela la cosa strana di Pesaro è che se la gioca alla pari con Venezia, ha perso a Venezia mi sembra di uno all'ultimo tiro, e poi se la gioca alla pari con le ultime in classifica in casa e fa fatica a vincere. Credo che anche Pistoia però sia una squadra che ha dato già il massimo in passato. Io vedo queste tre squadre qui che rischiano. Io forse in questo momento salvo Pistoia delle tre. No, Pistoia inizia adesso il suo campionato, oltretutto una squadra molto diversa rispetto all'anno prima, quindi non è una squadra che ha consumato, ha avuto veramente un'infinità di problematiche che per tutto il giorno di andata hanno impedito di lavorare come si dovrebbe. C'è questa crescita di Gaspardo, che nelle ultime tre partite è andato sempre in doppia cifra, domenica scorsa poi mi pare 27-28, e oggi, ecco, forse fra i giocatori italiani di oggi andava citato Gaspardo, credo 19 oggi, nonostante ovviamente la sconfitta. Sì, sì, ma lui è sicuramente un giocatore in crescita. Matteo, dopo te l'avrei chiesto, dopo c'è il tuo punto sulle domande, ma te lo anticipo, tu segui per forza anche la Serie A, sei un appassionato di pallacanestro, quindi sì. segui il basket. Protagonista in A2 o buon cambio in A1 in una squadra magari che conta, come idea tua? Ecco. Ma sono sincero, comunque ho 25 anni e un po' di carriera davanti, penso di avercela ancora. Speriamo. Provare la Serie A è una cosa a cui punto e che mi piacerebbe in futuro appunto provarla, quindi mi piacerebbe fare quell'esperienza. Poi se essere un buon cambio in Serie A o quello non lo so, però mi piacerebbe, sto puntando a quello, comunque sto lavorando per raggiungere la massima serie. E speriamo. Se come oggi mi dicevi riesce a giocare buoni minuti anche da playmaker, questa è una chance in più, non perché uno alto come te non possa fare la guardia in A1, lo fa Umè, lo fa Lafayette, lo puoi fare anche te, però è chiaro che da playmaker avresti più le fisiche di un ruolo, certo, sì. Però lo puoi fare il playmaker, insomma, no? Quindi... Sì, no, sì, infatti, appunto, come ti dicevo prima, oggi ho giocato tanti minuti da playmaker e abbiamo anche creato il gap quando ero in campo io da playmaker e sono molto soddisfatto. È ovvio che, appunto, come dici tu, in Serie A magari, ecco, da playmaker avrei un ruolo più... potrei avere un ruolo maggiore, ecco, perché guardi in Serie A sono tutti americani, sono fisici, esatto. Quindi, ecco, sicuramente avrei più mercato magari come playmaker, quindi devo lavorare per diventare più bravo lì. Comunque, hai un grande playmaker che ti ha visto una volta, lo sai bene chi è, e si è espresso su di te dicendo che eri un giocatore bravo e capace. Dante Anconetani l'ha visto una volta in Furla e così ha detto, per cui io di Dante mi fido. Allora, andiamo a vedere la grafica e parliamo un attimo anche di Reggio Emilia. Marco? Sì, ne parliamo anche con Fabrizio. Devo dire che Reggio Emilia ce ne dà sempre una calda e una fredda. Allora, molto freddi all'inizio e sappiamo la sfortuna di Reggio Emilia, pari solo a quella di Pistoia e anche alcune scelte sbagliate. La bravura nel riprendersi, qualche scivolata, la più grave in quella in casa con Brindisi, però anche molta concretezza come è tipica nello spirito dei reggiani. Credo che sia alla quarta, quinta o sesta vittoria in fila sommando la Coppa, ha vinto due volte col Kazan, in volata in entrambi i casi, ma una squadra di un'altra dimensione rispetto alla Reggio Emilia di ora. Ha vinto a Pesaro, praticamente sembrava la sfida all'OK Corral, perché Reggio Emilia ha tirato a Pesaro, Alessandro, in un modo che se tira così a Bologna quei due punti non li fai. Ha fatto 12 su 16 da 3. È una roba pazzesca, certo, la difesa non sarà stata agguerrita, la di Pesaro, però insomma ha fatto una buona media. E
che ho visto, sì, questo giocatore che potrebbe essere Wright, potrebbe il giocatore ideale per la Virtus, perché ha l'esperienza, l'energia e il ruolo per poter giocare nella Virtus, in quel ruolo numero 4, dove se vuoi essere competitivo per i primi 4 posti ti ci vuole un giocatore. Fabrizio? No, direi che Reggio Emilia ha avuto tanta sfortuna, ma la sfortuna a volte non viene per nuocere, perché nel malaugurato incidente, secondo incidente di Chris Wright, c'è stata la possibilità di allungare prontamente il contratto all'Amport, questo playmaker spagnolo, che mi sembra veramente, oltre ad aver segnato tantissimo l'altra sera a Pesaro, 20 punti con medie altissime, ha avuto molti meriti nel mettere in ritmo i compagni, in particolare Mussini, giocatore di esperienza anche internazionale, non a caso in Eurocup Reggio Emilia sta stupendo. La rimonta playoff è difficile, però ma non impossibile. Se una di quelle davanti cede un po', Reggio Emilia è lì. Devo dire che sì, mi ero meravigliato come Lomparta fosse un giocatore con un contratto a termine e che se Wright non si fa male forse avrebbero interrotto il contratto. Io sono rimasto affascinato. A Pesaro ha fatto 6 su 7 da 3, ha gestito la squadra in un modo incredibile e lui e Wright si parlavano continuamente in campo e cercavano sempre le soluzioni idonee. Non tutti hanno un playmaker così, Reggio Emilia ce l'aveva addirittura di riserva, quindi ha sbagliato Reggio Emilia all'inizio, ma è stata molto brava nel correggere gli errori fatti. E ora a te Marco le domande per Matteo. Per vari motivi, non solo io stasera, ma Alessandro per un motivo, Fabrizio per un altro, anche per aver lavorato per portarci qui, Matteo, siete coinvolti in questo. Vabbè, la prima cosa, ne parlavamo prima, a Ravenna si sta bene, io lo dico per averci giocato qualche decennio fa in un'altra società, ma si giocava alla palestra Olimpia, mi sembra si chiamasse, però l'accoglienza di questa città romagnola, le persone intorno, la civiltà, insomma, mi è rimasto nel cuore per giocare a Ravenna, quindi penso che si stia bene. Sì, confermo tutto quello che hai detto, perché così la società è serissima, le persone attorno sono tutte fantastiche, tutte disponibili, io mi trovo molto bene, la squadra è un bellissimo gruppo, stiamo anche andando bene, quindi comunque questo aiuta, l'allenatore è bravo, si lavora, che è per noi giocatori, per me giocatore, è la cosa più importante alla fine. E quindi diciamo che posso dire di aver fatto la scelta giusta, quindi di scegliere Ravenna quest'estate. Ecco. Beh, insomma, hai avuto la possibilità di fare una scelta su più fronti e quindi hai scelto bene. Ecco, Di Martino si parla molto bene, Alessandro ne parla benissimo da un po' di tempo, anche perché Ravenna è l'unica squadra che ha dato una doppia sconfitta in campionato alla Virtus, giusto? Anche Ferrara. Anche Ferrara. Sì, Ferrara non riesco a convincere perché era vinta e poi persa la partita, però Ravenna, anzi, ti ha imbrigliato entrambe le volte. Lo score di Ferrara è meglio di quello di Ravenna, perché Ravenna poi nei playoff la Virtus ha vinto 3-0, invece Ferrara è rimasto 0-2 per Ferrara, perché poi Ferrara non era. Però era per dire che Martino ti aveva colpito per come aveva messo in campo. Ma Martino mi aveva colpito a prescindere, comunque sono già un paio d'anni che sta guidando Ravenna, secondo me in un modo molto molto... Cerchiamo di capire dall'interno, senza fare paragoni particolari, ma con le qualità che ti colpiscono di questo allenatore, molto giovane ancora, alla prima esperienza professionistica da capo allenatore, insomma, no? Mi sembra che la squadra stia in campo bene e anche quando prende delle imbarcate come a Bologna, poi sì, per colpa anche della fortitudo, ma anche per meriti della squadra, riesce a mettere rimedio, insomma, no? Sì, anzi, qualche mese fa era tra virgolette una nostra caratteristica quella di andare sotto nel punteggio e recuperare verso la fine. Che di questo coach Martino non era molto contento, perché passava delle domeniche in panchina un po' con troppa ansia, però lui è molto bravo, è giovane, dà tanta fame, e si vede proprio quando ci allena, la voglia che ha e tutto, è molto preparato e sicuramente questo è dovuto anche al fatto che è stato assistente di tanti bravi allenatori e sicuramente ha preso da tutti le caratteristiche migliori, però
è un allenatore che ha la sua identità, la sua visione di pallacanestro, ecco. Io c'ho un'ultima cosa, poi ti lascio ad Alessandro e a Fabrizio. Ecco, ti chiedo una squadra che ti ha particolarmente colpito quest'anno come avversaria e se c'è un avversario che, più che ti ha messo in difficoltà, che ti ha particolarmente colpito, quindi magari anche che gioca in un ruolo che non è esattamente il tuo. Allora, come squadra mi ha colpito tanto Trieste rispetto all'anno scorso perché li ho visti, almeno noi l'abbiamo affrontata in Supercoppa e in casa nostra perché ci dobbiamo ancora andare là e sono veramente una squadra solida rispetto all'anno scorso, cioè ogni errore che facevi loro ti punivano e ho visto appunto una crescita. È vero che adesso sono un po' diminuiti e hanno perso anche qualche partita di troppo, però Trieste mi ha impressionato. Di giocatori ti dirò, forse perché comunque mi alleno sempre insieme, quindi ti dico uno che gioca in squadra con me, che è Rice, perché me lo ricordo 2 anni fa a Verona. Non era così. E non era così, infatti. Mi sembra 25 anche oggi. Sì, anche oggi 25, tira da 3, gioca a spalle canestro, prende rimbalzi, fa veramente tutto e è un fisico impressionante. Ed è bravo, è molto, rispetto a come me lo ricordavo, direi che è molto migliorato. Bene, queste sono un po' di diciamo, le visioni di Matteo. Ale? No, io avevo solo una curiosità, perché ascoltando prima Matteo, appunto parlava oggi, era molto soddisfatto perché ha giocato tanti minuti da playmaker, e anch'io in effetti quello che lui ha detto lo condivido, cioè il fatto che se lui si vuole ritagliare una carriera in futuro in Serie A, forse la strada di diventare un pochettino più playmaker potrebbe essere effettivamente una strada interessante, soprattutto una strada più percorribile per arrivarci. Ecco che allora ti faccio questa domanda. A tuo parere cosa ti manca in questo momento per poter diventare un playmaker da uno? Ma sicuramente mi manca tanto, perché comunque bisogna c'è ancora da lavorarci, però magari io devo, quest'anno sono contento perché comunque con Martino abbiamo fatto una scelta, nel senso quella che venendo a Ravenna dovevo giocare anche diversi minuti da playmaker ed era una cosa che a me andava bene perché è una cosa su cui voglio migliorare e quindi è una cosa che mi poteva fare crescere. Direi che li sto giocando e sto migliorando piano piano. Sicuramente io, magari essendo forse molte volte più uno istintivo, devo un po' migliorare a gestire diverse situazioni, a non farmi prendere dal ritmo della partita, ma magari a volte tirare un attimo i freni. Ragionare, esatto. Però Ravenna è l'ambiente giusto, perché c'è tranquillità, c'è serenità, si lavora bene e anche questo, c'è la possibilità di sbagliare anche 1 o 2 volte, quindi sono contento, sono soddisfatto. Oggi abbiamo fatto una grande partita e io ho fatto una seppur non era troppo, facile oggi, non cioè, era assolutamente Udine facile. È una squadra in grande crescita. Udine è una grande squadra, che ha appena inserito Busciati, allenata bene, è veramente lunga, però noi abbiamo fatto una grande prova corale di squadra e poi appunto io, seppur non segnando tanto, ho giocato tanti minuti da playmaker, soprattutto nel momento in cui abbiamo dato là che siamo andati più 20, quindi sono contento e sono soddisfatto. Ricordatevi, adesso passiamo la palla a Fabrizio, che queste squadre che andavano bene e poi vanno meno bene non hanno perso giocatori ma li hanno acquistati. Allora Trieste andava benissimo senza Bowers, che è un giocatore forte tra l'altro, e anche prima che rientrasse Cavaliero. Ora sono 10 o 12 titolari anche a Trieste. Udine ha inserito Busciati, mi pare abbia preso anche un altro giocatore, cominciano ad essere tanti anche loro. Il troppo stroppia, ricordatemi. Dimmi. No, scusa, prima che cominci Fabrizio con le sue domande, volevo chiedere a Matteo, perché sono arrivati già un paio di messaggi di una tal Federica, tifosa Fortitudo, però dice sempre tifosissima di MM14 e ti saluta. Salutala, adesso non so chi sia, però magari... E ne ha mandati addirittura 2, uno dietro l'altro. Quindi siete che è veramente una tua grande tifosa. Fabrizio. Tante grandi tifose, immagino, beato lui.
Beh, ovviamente io quando parlo di Matteo tutti sanno la mia stima, il mio affetto, era bimbetto in Furla, papà Gianrico, mamma Annalisa, una famiglia bellissima. Sono molto contento di quello che ci hai raccontato oggi, cioè di questo lavoro di trasformazione che, in cui Coach Antimo crede per farti anche appunto crescere come playmaker, perché molti coach precedenti non ci avevano creduto. Io ho due domande. Una, ma Ravenna tutto sommato è lì, un pensierino alla Serie A di poter essere una sorpresa che sorprende le due litiganti o tre litiganti, e soprattutto Ravenna sarebbe pronta anche a pensare a un eventuale salto come ambiente, come società? Pronta non lo so, perché comunque è una società giovanissima, è cresciuta in poco tempo tantissimo, perché il presidente ogni tanto ce lo ricorda che qualche anno fa c'erano due abbonati in Serie B, mi sembra. Oggi tanti tifosi, adesso, anche se giocavate a Faenza, esatto, per l'Indus. E adesso quest'anno sono riusciti a fare 1000 abbonati e stanno crescendo sempre di più. E noi siamo lì, non stiamo a guardare troppo la classifica, perché comunque è un campionato questo che ogni partita è difficile, lo dimostra il fatto che noi la domenica scorsa abbiamo perso Orzi Nuovi, una partita che ci mangeremo le mani fra qualche mese, lo so già, però noi siamo lì, quindi stiamo allerta, e poi chi lo sa, sarebbe veramente una cosa speciale, però le davanti sono tanto forti. L'altra era Sacchetti, CT della Nazionale, ha aperto alla A2, ai giocatori di A2 con questi stage anche, è un pensierino, un obiettivo anche questo? Sì, ho visto che appunto il primo raduno ci sono stati diversi giocatori di A2, mi è sembrato di più un andare avanti con l'Under 20, perché erano soprattutto giocatori che avevano fatto l'Under 20, quindi sì, è un pensiero, però neanche così tanto. Non è un chiodo fisso. Non è un chiodo fisso, ecco. Bene. Allora, ricordando il nostro numero, il 366-2710-250, andiamo a leggere. Sì, anche perché c'è un messaggio sempre per Matteo, ce lo manda Roby e chiede: domenica giocherai contro Imola, cosa ne pensi di questa squadra? Ne penso che sarà veramente tosta, perché loro abbiamo fatto qualche amichevole, la partita che abbiamo giocato d'andata secondo me non rispecchia quella che è Imola, perché sono migliorati tanto, sono allenati bene, sono una squadra rognosissima in difesa, poi nel loro palazzetto ancora di più. Oggi hanno battuto Trieste, quindi dimostra che l'organizzazione c'è. Sarà dura, come saranno dure tutte le partite, quindi noi ci proveremo. Poi scusa, che tanto Matteo è figlio di un amico, poi tra l'altro per te ci sarà una particolare situazione, perché avrai di fronte, se giocherai play, un piccolo derby, no? Derby, sì. Ecco, quindi sappiamo che c'è Lollo Penna, esatto. Esatto, quindi. Oppure, per divertirsi, un americano, perché Bell non è giovanissimo, non è neanche tanto alto, ma è bello quadrato. E poi insomma, è un giocatore di valore, giocava a Sassari, è lui, quindi. Allora, sempre per Matteo, c'è un altro Matteo che ti scrive, che si chiama Airoldi, che conosce molto bene anche Fabrizio, anche ti manda un abbraccio a tutti. E ti dice che ti vuole bene, e Pesaro l'ho vista male e l'aggiunta possibile di Mitchell, non è detto che sistemi le cose perché i guai Pesaro sono in difesa. Sì, Pesaro. Tony Mitchell. Pesaro, Matteo Airoldi, sì. Spesso è dentro, sì, lui è le notizie di mercato. Sì, mi sembra la scelta. Il pensiero di Tony Mitchell mi sembra il pensiero di chi è davvero preoccupato, perché Tony Mitchell è un giocatore sicuramente di talento, però che ha subito molti tagli in Italia e anche in Europa. È un giocatore difficile, un individualista con tanti punti nelle mani. Sicuramente non molto dedito all'aspetto difensivo, mi sembra il pensiero di una società che si rende conto di essere tra le maggiori indiziate per la retrocessione. Quindi ci sta, però, ci sta che uno. L'anno scorso hanno preso quel playmaker, Clark si chiamava. Sì, hanno azzeccato un playmaker che segnava anche tanto e ha dato un bel contributo. Mitchell.
è uno che può spostare in campo, ma insomma può anche spostare gli equilibri. Allora, salutiamo anche Domenico dalla Versilia, è uno dei nostri più lontani ascoltatori, e scrive: buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Volevo un commento da voi riguardo l'intervista rilasciata da Renato Villalta, che criticava la giustizia fai da te. Dopo Gallinari ora Gentile, poi il commento del padre Nando è stato fuori luogo, ma la Virtus ha fatto ricorso? Seconda domanda, potete spiegare meglio come viene fatta la valutazione a fine partita dei giocatori? Notizia a segnalare, il Casale Monferrato cade a Reggio Calabria. Reggio ha la sua quinta vittoria consecutiva nel girone ovest. Partiamo dalla fine. Sì. Naturalmente non abbiamo visto la partita, però Casale, che è un gioiello di società e di squadra allenata benissimo da Ramondino, è andata a Reggio Calabria senza Blizzard. Blizzard, nonostante i suoi 38 anni, è un giocatore determinante per questa squadra. Non a caso non ha perso 98-90, ma ha perso, mi pare, 63-55. Quindi l'assenza di Blizzard può avere inciso, così come la crescita di Reggio Calabria. Le valutazioni dei giocatori, si intende il voto oppure non so che cosa intenderà? Forse la valutazione Domenico. Sì, statistica. La valutazione statistica tiene conto di varie voci. Nel più ci sono naturalmente ci sono la percentuale di tiro senz'altro, i rimbalzi, le palle recuperate, gli assist. Nel meno ci sono le palle perse, i falli commessi. Se uno subisce molti falli, questo va in più, la percentuale sui tiri liberi. Alla fine esce una valutazione. Normalmente, per forza, i giocatori alti o comunque chi prende molti rimbalzi è favorito. In questa giornata, per esempio, Ricci credo che abbia fatto la valutazione più alta, perché una guardia prende anche molti rimbalzi. Normalmente un playmaker, una guardia, fa molta fatica ad avere una valutazione alta come un giocatore, diciamo, di alto ruolo, insomma, è come un giocatore molto, molto lungo. Sul fatto della giustizia fai da te, io credo che siano episodi da non citare come esempi. Però qui voglio dire una cosa, sicuramente io sono un estimatore di Alessandro Gentile come capacità tecnica e come dolcezza di mani e come visione di gioco. Non sono un estimatore di Alessandro Gentile per come sta in campo, nel senso che il suo modo di giocare condiziona molto la squadra. Però in quella reazione non sto a dire che abbia fatto bene, ma queste sono cose che si dicono con tanti anni in più e quando si sta a sedere. Nel momento, è una cosa umana. Credo che molto peggio abbia fatto Gutierrez a scatenare quella rissa. Guardate la faccia di Gutierrez, l'ho detto l'altra sera in radio con Benedetta, c'è una foto su Repubblica, se guardate la faccia di Gutierrez, è nascosto dietro a uno grosso di Trento, sembrava satanica, ha giocato malissimo, sta giocando male, è nervoso, hanno fatto un summit in società per cercare di capire che cosa non va tra lui, la squadra e lo staff tecnico. Ecco, non era a posto Gutierrez. E in quella mischia ci ha messo del suo. È evidente che quando uno vede un fratello magari colpito o altro, non è che ha fatto bene, ma è umano. Quindi non sto qui a dire un gesto nobile da parte di Alessandro Gentile, ma nemmeno metto a fare il censore, ecco, obiettivamente. A me è successo anche da solo. Ma anche a Villalta stesso è successo. Ma mi meraviglio che Villalta abbia detto, non so anche, se... Allora, purtroppo io... Villalta non era certo uno già con il fiore in mano. No, ma Marco, io come te, come il Pungio, non abbiamo purtroppo l'età di Matteo, quindi magari Matteo non lo sa perché non era neanche nato, ma nel 1983 a Nantes, in Nazionale, Villalta ha rincorso Kikanovic sopra il bancone dei giudici per rispondere al calcio che aveva preso da Kikanovic stesso, quindi... può succedere a tutti. Allora, scusate, fate una cosa, quelli che forse pensano di vivere in un mondo perfetto, andate su YouTube e digitate risse NBA, vi accorgete di che nomi saltano fuori, da Larry Bird a Charles Barkley, allo stesso Michael Jordan, ce ne sono, Scottie Pippen, ce ne sono tantissimi che si sono fatti giustizia da soli o comunque sono arrivati alle mani. Perché? Perché comunque la pallacanestro è un gioco di contatto. Abbiamo qua uno che ci ha giocato, tra l'altro in Serie A, c'è anche un altro ragazzo che sta giocando. Certe volte magari il nervosismo eccessivo, perché come giustamente ha detto Marco, la situazione di Gutierrez era anche abbastanza critica perché stava giocando male, lui per primo probabilmente si rendeva conto di non rendere quello che si aspettava di fare,
è successo, però adesso stare qui a fare insomma questo tipo di critiche mi sembra, poi soprattutto da un ex giocatore faccio sempre molta fatica a capire. Alessandro Gentile ha fatto una, avuto una reazione umana che sicuramente a mente fredda sarebbe il primo a dire ho sbagliato, ma l'ha detto, l'ha anche ammesso, ma nel contempo è una reazione umana che, sì, va, devo, che va capita. Devo dire che mi sono piaciute meno le parole dopo dei due veterani, sia di Villalta che di papà Gentile. Esatto. Entrambi potevano, secondo me, tacere. Tacere, sì. Poi, o perlomeno Villalta ammettere che pure lui nella sua carriera. E invece, secondo me il babbo di Gentile, cioè Nando, le ha dette da babbo. Nel senso, sì, quasi sì, non a giustificare, ma a stemperare un po' la reazione, capito? Posso dire che certe frasi magari le dici al bar con gli amici, ecco, sì, però davanti a un giornale forse. Certo. Perché comunque fai opinione, fai certo, comunque certo, scalpore. Insomma. Certo. Andiamo avanti, dai, perché ce n'è una interessante, c'è una domanda per Fabrizio, la manda Luca Taxi. E ti chiede: qualche movimento in casa Virtus a breve? Langford? A breve direi proprio di no. Langford non mi risulta nemmeno come rumors, anche perché credo che eventualmente la Virtus non cercherebbe. Vabbè che con Langford è un giocatore tale che uno può dire gli faccio posto, ma non credo che la Virtus non cerchi, mi sembra proprio la tipologia, un giocatore di quelle caratteristiche. Allora, visto che invece Alessandro, Fabrizio da tempo sostiene che Brescia sta lavorando a un grande nome, se Brescia è quella che va a vincere l'Avellino e mette anche un grande nome che non prenda troppo spazio, allora mi fa fare conto anche con Brescia. Sì, 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 e devo dire che se andiamo a guardare la classifica sia in Serie A che in A2, le squadre che sono premiate dai risultati sono quelle che hanno avuto costanza di continuità. Certo. Allora, Andrea invece ci scrive, visto che siamo in tema di mercato, se Ramagli non fosse confermato, iniziare a sondare banchi per il futuro? Allora, posso dire, io rispondo, che sono io l'unico... Aspettava solo questa domanda. Non vedeva l'ora. Se l'hai mandata. L'unico in studio virtussino qua sono io, allora non perché devo difendere sempre Alessandro Ramagli, che tra l'altro ha un nome bellissimo, visto, però, scusate... Le ultime 5 abbiamo detto 6 su 7 le ha vinte. L'anno scorso ha vinto il campionato. Ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia. Quest'anno ha già centrato il primo obiettivo. Stiamo ancora a domandarci se Ramagli non venisse confermato. Cioè, allora, lasciamo lavorare questo allenatore, visto che sta facendo anche bene e sta centrando tutti gli obiettivi che la società gli ha posto. Poi, se a fine stagione la società deciderà che Ramagli non sarà allenatore del prossimo anno perché. Per vari motivi ne parleremo da settembre in poi. E comunque Banchi sarebbe un bel nome nel caso, ecco. Ma sì, ma in questo momento no, visto la domanda. Chi meglio di Ramagli visto certo, i risultati? Hai ragione. Allora, c'è invece Giorgio che ovviamente con una piccola vena polemica ci manda un messaggio con su scritto: mandare via i ragazzi che potevano garantire identità e progetto tecnico per i prossimi 10 anni è stata una bestemmia che neanche una promozione cancellerebbe. Ovviamente tutti qua in studio abbiamo capito di che cosa parla Giorgio. Va bene, diciamo che il tentativo è quello della promozione, la strada intrapresa per adesso è faticosa, mettiamola così, via. Allora, oggi in A2 Imola batte Trieste. Mi piacerebbe sapere il budget delle due squadre, non dovrebbe essere neppure ipotizzabile una cosa del genere. Eppure, questo per me rimane il bello del basket, oltre ai grandi campioni, scrive Luca. Luca ha ragione, credo che in questo il bello del basket aggiungerei anche l'importanza degli allenatori, perché nel segreto di Ravenna c'è molto di Antimo Martino. Nell'Imola di quest'anno, vero Fabrizio, c'è tantissimo di questo grande allenatore che è Demis. Probabilmente i due estremi, perché Cavina, nonostante la giovane età, è ormai un veterano della A2, ha sempre, quasi sempre fatto benissimo, Antimo Martino invece è l'emergente. Però Cavina fa miracoli, con Imola fa miracoli. Sì, con Imola di quest'anno sinceramente io pensavo che rischiasse veramente. Ma partendo da un playmaker appena 18enne, 19enne, a un pivot 40enne, a una guardia 39enne, perché gioca Prato,
Questo è il bello di questi grandi allenatori, no? Guarda Marco, credo che quello che scrive Luca, che hai appena detto, siamo tutti d'accordo. Domenica prossima in Imola e Ravenna si scontreranno per lui i due migliori allenatori della categoria, o comunque due tra i migliori sicuramente. Sì, Dalmasson non scherza, perché era Mondino dall'altra Dalmasson, parte. Sì, parlando a questo giro era Mondino dall'altra parte, però sono d'accordo che questi due allenatori sono veramente al vertice della categoria. Allora, ce n'è uno che manda Davide. Quando la F ha segnato più di 80 punti, nei primi 5 minuti osceni di oggi, chi giocava? Amici, come ha giocato responsabilizzato visto le assenze? Le risposte sono palesi. La ricetta è chiara, via i due americani, visto che abbiamo italiani che valgono dei buoni americani. Amici lo si responsabilizza e si prende un play italiano o comunitario che si alterni con Fultz. Poi, prima dei playoff, c'è sempre la possibilità di un innesto mirato, magari uno verticale sotto canestro. Sì, però credo che qui si vada in un settore che io conosco il giusto, Fabrizio lo conosce meglio di me, che è quello dei visti e compagnia. Io non so se può essere preso un americano, io sicuramente la Florida può prendere un giocatore già avvistato. Marcus Green era il nome ideale per fare il playmaker perché era già avvistato. Non so se può prendere un americano tout court, credo di no. Oggi non so, dopo se direi può di no. Quindi sai, prendere sul mercato italiano un bravo playmaker mi pare durissima. Un comunitario o anche che sia anche verticalista eccetera mi pare non facile. Non è semplice cambiare gli americani adesso, ecco, obiettivamente. Allora, Mancio Aiesi doveva andare nei 10, poi non lo fai entrare, ma devi lasciare ad avversari la paura che il tuo migliore possa entrare da un momento all'altro. La presunzione è il peggior problema di chi gestisce e allena oggi la F. Giorgio, papà di Roberto. Sono opinioni. Il concetto, l'avevo già detto io, cioè nel riposo forzato assegnato a Mancinelli c'è la volontà di recuperarlo al meglio per le prossime partite playoff, ma la mancanza di Mancinelli nella partita di Esi e in quella di oggi è un messaggio che la squadra legge trasversalmente, come dire, ci manchi il capitano e il miglior giocatore, ergo Esi è una partita per noi alla portata. Chiudiamo i messaggi con l'ultimo. Fate delle risate pazzesche. No, stasera rido perché tra l'altro stasera stanno scrivendo delle persone che conosco anche proprio di persona. Allora, l'ultimo con cui chiudo l'angolo dei messaggi è bellissimo questo messaggio perché fa veramente ridere, così ridiamo un po' tutti. E ce lo manda tra l'altro una persona che conosco che si chiama Matteo Rami e dice: la Virtus vincerà lo scudetto, buona serata. Ma lui è da settembre che lui dice che ha scommesso che la Virtus allora, vincerà lo scudetto. Diciamo, è interessato, quindi ha scommesso. È interessato su questo perché ha già. In più, come si chiama? Ha detto? Matteo a settembre diceva la stessa cosa che dicevano anche i bookmaker, soltanto che mettevano la Virtus dietro Milano. Ma non è che lo dice solo Matteo. Cioè, quando uno legge quei nomi e vede gli avversari, può anche tradurre in questo modo. Se Brescia è lì ed è competitiva, perché non ci deve essere la Virtus? Allora, non è una provocazione così. No, io ti ho già spiegato anche non in privato il perché, secondo me, la Virtus. Però non diciamo, può. Lasciamo a Matteo questo sogno che non è proprio così campato in aria. Ne approfitto un secondo, visto che siamo in tema di messaggi di ascoltatori. Ci teneva a salutarvi e noi a salutare lui, Stefano Gherardini, figlio di un vecchio amico e compagno di radio quando eravamo tutti molto più giovani. Bene. Allora, noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Finalmente l'ho trovata. Ci risiamo. Ti dico che lei è sicura, capace, sa essermi vicina, solidale e crede nei miei stessi valori. Stai correndo troppo. Ci darà una mano con la nostra startup. Senti, io gliel'ho chiesto. Di sposarla? Ma no, di diventare socio. Socio di Emilbanca. Entra in Emilbanca. La tua passione è anche la nostra. Emilbanca, il cuore nel territorio. Quasi quasi mi faccio uno yomo. È
nato Yomo Go. Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab, progettazione e design. Hop Displays, fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops, progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In Store, partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shop in shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro. Il film va bene, ma è in centro. Prendiamo un taxi. Un taxi? Non costa caro. Vabbè, che noi abbiamo la tessera per i diversamente giovani. Ma la macchina no. Si parcheggia lontano, se trovi. Io... E dai, che ci scarica davanti al cinema. E poi ci arriviamo in un attimo, che è tardi. Gente, siamo in quattro. Stop! L'ho già chiamato. Il taxi è già di sotto. Mamola! Chiama un taxi Cotabo. È la soluzione migliore. Alubox, azienda bolognese con sede a Pianoro, produce cassette e casellari postali condominiali. Propone, tra una vasta gamma di prodotti, i nuovi casellari condominiali da esterno della serie Slim in varie colorazioni e composizioni, 100% made in Italy. E per i tuoi regali, scopri le nuove bacheche portachiavi Mia Key e le cover intercambiabili per la cassetta postale Mia. Trova quella che più ti piace e cambiala quando vuoi. www.alubox.it. Seguici su Facebook. Alubox, apposta per te. Bentornati, andiamo a vedere i risultati e la classifica di A2. Ancora qualche istante. Partiamo da Imola contro Trieste, 77-74, Treviso contro Iesi, 74-72, Verona-Bergamo, 67-65, Montegranaro-Piacenza, 67-56, Roseto contro Orzinuovi, 85-69, Ravenna contro Udine, 82-59, Mantova-Forlì, 80-74 e Fortitudo contro Ferrara, 83-66. Un'occhiata anche alla classifica. Sì, Trieste si è lasciato riavvicinare da Montegranaro e Fortitudo, c'è ancora dei punti di vantaggio, però deve andare sicuramente a Bologna, non so se a forse anche a Montegranaro. Anche a Montegranaro. Ecco. La Ravenna di Matteo. Anche a Treviso. Ecco, la Ravenna di Matteo è quarta da sola, e sì, quei due punti di Orzinuovi pesano. Sì. Poi abbiamo Udine che ha avuto un passo falso, ma arriva una squadra a playoff. Verona. Anche su questo diamo atto a Fabrizio che ha sempre detto del Monte ci mette del tempo, messo lavoro viene fuori, come ha sempre detto che Treviso sarebbe riemersa. Mantova, attenzione che Mantova se prende Legion al posto di un americano e non segna mai diventa una squadra da primi posti, sicuro. E Treviso... I 20 di Moraschini e 24 di Cucci. Sì, Moraschini con Lamma ha trovato un equilibrio straordinario, fa canestro anche da fuori, si è giocato benissimo. Queste sono le squadre oggi nei playoff. Imola non so se farà i playoff, ma se fai i playoff Imola è come se avesse vinto lo scudetto, sono veramente molto bravi. Allora, datemi il giocatore MVP diciamo della Virtus. Io ne ho tre in lista stasera. Io ce n'ho uno solo, Lafayette il migliore per come ha difeso, ha giocato, poi un giocatore che fa 5 su 6 da 2, 3 su 3 da 3 e fa 3 assist, cosa volete che faccia? Lafayette. Io ci metto anche Slaughter perché 11 punti in 32 minuti, ma soprattutto 27 di valutazione perché fa tante cose che non vanno a referto e poi tu sai che a me piacciono i giocatori italiani, quindi io metto anche Stefano Gentile, 12 punti in 24 minuti, 18 di valutazione. Stasera Stefano ha giocato una gran bella partita. MVP Fortitudo? Io metto i playmaker, Robert Fulz per come ha guidato la squadra.
per gradire ha fatto 17 punti, ha fatto anche 7 assist. Io credo che McKenny 7 assist non li ha fatti mai in questo campionato, forse mettendo insieme 3 partite. Ed ora andiamo a vedere il filmato che offre l'altra metà del cielo. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Partiamo dalle ragazze. Sì, le ragazze che ieri al Cere B hanno vinto per 71-62 contro lo Spezia e mantengono il secondo posto in classifica. Sì. C'è una ragazza che si chiama Dalia che ha fatto 39, sì. Quindi insomma non è male. Cento continua a mantenere la testa della classifica, batte Lissone veramente una sgambata, 81-47, Chiera 20 punti con 3 su 4 da 3 e 15 punti per Rizzitiello. Andiamo ora a vedere anche il filmato che offre invece l'angolo tecnico. Quando è che ha scoperto di avere questo potere? Da quando la guido. La mia percezione è come amplificata. Vedo cose che prima mi sfuggivano. In più affronto ogni sfida con un controllo che non credevo di avere. È strano però. Quando scendo dall'auto, tutto torna normale. Nuova Subaru Outback con sistema Insight e trazione simmetrica all-wheel drive di serie. Ora vedere è potere. Scoprila negli showroom Subaru. Subaru a Bologna è Interauto, concessionaria unica per Bologna e provincia. Vieni a vedere le nuove Forester, Legacy, Outback e Impreza. Tutte quattro ruote motrici e disponibili con motori B-Fuel o diesel. Torno su Torino per l'angolo tecnico, per le difficoltà che ha in Coppa e anche in campionato, e confermo che quando un coach come Banchi ha in mano la squadra, la sostituzione o l'accettazione delle dimissioni determina comunque un problema sicuramente di ordine tecnico, tattico e anche di diciamo organizzativo e di gestione della squadra, al di là del sostituto che sicuramente avrebbe le capacità per. La vedo molto difficile quando c'è un progetto tecnico che funziona. Bisogna che le società si impegnino a difendere il progetto che sta funzionando, altrimenti i problemi non si risolvono. Chi hai scelto come MVP della Serie A, diciamo? Beh, sicuramente la coppia di Reggio Emilia, Lyonpart e Mussini, che hanno fatto, ripeto, delle medie pazzesche nel tiro a tre punti, hanno diciamo, girato la partita. Poi, per quello che ho visto, mi manca naturalmente Cremona, sicuramente Bramos, perché quei 26 punti sono tanti. Anche Riccia di Avellino, che spesso metto come MVP, lo metteva anche oggi, è il migliore in valutazione, ma lo mettiamo spesso, non ha vinto, anche se lui l'avrebbe meritato, io ho scelto questi. Posso aggiungere alla tua lista anche Stojanovic stasera, certo, di Capodorlando, perché 24 punti in 22 minuti con 28 di valutazione e ci mettiamo anche 5 rimbalzi dentro, tra l'altro ha giocato fino a 7 minuti dalla fine, avrebbe potuto ampliare ancora di più il suo bottino. È un giocatore che gioca dal numero 3 fisso, l'ho visto mai giocare da 4 o raramente. Se no è uno che la Virtus potrebbe guardare, perché uno che la butta dentro così e così alto sarebbe da tenere sotto controllo. Fabrizio? Sì, anche Julian Wright ha giocato per Reggio Emilia, 23 punti, 27 minuti, 28 di valutazione, sì. E anche lui percentuali altissime. C'è l'imbarazzo della scelta. Sì, sì, anche con un grande atteggiamento. Bene. Allora, diamo il prossimo turno di Virtus e Fortitudo. La Virtus. La Virtus gioca contro Pesaro in casa. La Fortitudo gioca a Orzi Nuovi, mi sembra i giochi di sabato. E credo che, non so se la Virtus anche gioca di sabato, la Fortitudo sicuramente sì. Gioca di sabato. Sabato, la Virtus. Anche la Virtus. E, due partite in assoluto tra le più facili, una in casa, una in trasferta. Di fatto delicate, perché per Pesaro questo è una specie di derby e comunque Pesaro deve andare a cercare i punti dappertutto e comunque Pesaro la gioca alla pari sempre con tutti. Con questa Virtus non sarà facile, ma ci proverà.
La Fortitudo va su un campo di una squadra che nella gestione di Finelli ha perso due partite di 40 punti, ha vinto con Ravenna. A proposito di quest'anno, si ripete gli impatti negativi all'esonero dell'allenatore, anche lì due sconfitte di 40 punti. Poi... Sì, però con squadre molto forti, devo dire, poi una vittoria contro una squadra forte, contro Ravenna, e poi un'altra sconfitta secca oggi. Oggi sì, un'altra sconfitta secca. A Montegranaro? Dove no, a Roseto, che poteva anche essere una partita da vincere o comunque da perdere in volata. Però Orzinuovi è una squadra che deve far punti per forza, Finelli è capace di allenare, non sarà una trasferta facile per una Fortitudo che alla fine l'effetto paradosso lo sta vivendo in meglio rispetto anche alle trasferte. Cioè, due partite da non sottovalutare. Voi che difficoltà, sicuramente avete giocato male anche voi, ma ripensando velocemente alla partita, qual è la difficoltà più grande che ti ricordi di aver avuto Orzinuovi come squadra oltre che come individuo? Sinceramente difficoltà poca, nel senso non siamo entrati in campo noi, perché loro comunque venivano da due sconfitte pesantissime, quindi bastava essere un pelo più cinici e più aggressivi. Pubblico c'è lì? Poco, sono una squadra a Brescia palesemente, cioè, la cosa strana è stata che loro sono una squadra che non difende, noi abbiamo fatto la peggior partita offensiva della stagione, quindi non eravamo entrati in campo noi, loro gli abbiamo dato fiducia giocando male, loro poi hanno fatto anche una buona partita, però secondo me la Fortitudo là dovrebbe fare il risultato, ecco. Allora, prima dei nostri appuntamenti settimanali, vi ricordo l'appuntamento con Basket Magazine. Fabrizio? Sì, corro appena finita la trasmissione, che stanotte chiuderemo il numero di febbraio, che sarà in uscita già da sabato prossimo. Vi ho portato, il giornale non è ancora finito, però qualche anticipazione. La copertina farà piacere soprattutto ad Alessandro e ai suoi sodali, questa intervista esclusiva a Massimo Zanetti di Maurizio Roveri, dove, come vi dicevo, sono stato anch'io presente, credo sia un personaggio importante non solo per la Virtus ma per tutto il basket italiano. All'interno avremo ovviamente uno speciale sulle Final Eight, un'interessante intervista a Michelini, Bianchini e Moretti, che analizzano a che basket stiamo giocando in questa stagione, quindi una bella inchiesta tecnica. Come personaggi per la A2 parliamo di Tessitori, parliamo di Renzi, quindi di Lunghi, Renzi a Trapani, preparati perché nei prossimi numeri è previsto anche un meritato servizio su Matteo Montano, però lo stiamo finendo, lo stiamo preparando, domenica prossima sarà lo più esaustivo. Bene, allora partiamo anche dai nostri appuntamenti. Domani mattina saremo in replica alle 8.30 su Rete 8, per poi tornare invece martedì dalle 18 alle 19 sulle frequenze appunto di Radio Sportiva. Vedo che Alessandro... Sì, no, dire... scusate, concedetemi solo 10 secondi perché vorrei fare i miei personali auguri di pronta guarigione al presidente Alberto Bucci e a Matteo Bonicioli, che non stanno attraversando sicuramente un grande periodo di forma. Ricordiamo, rubo altri 10 secondi, sì, diciamo, perché l'avevo pensato nel per punto. Due persone, giusto? Esatto. Ricordiamole, vai Fabrizio. Io ricordo Lanfranco, Malagoli, il lungo, proprio cadono i 20 anni adesso. E col figlio presenta, sì, la partita, seduto sì, nel tavolo, al posto di Lanfranco, e Maurizio Albertini, giocatore delle minori bolognesi ma general manager di una Fortitudo importante, che iniziava a sognare e a realizzare i suoi sogni. Due grandi persone. Bene, io ringrazio Matteo Montano di essere stato con noi questa sera, ringrazio voi da casa che ci avete seguito. Il prossimo appuntamento naturalmente è domenica prossima alle 22, sempre su Nuova Rete con Basketland. Grazie a tutti, buonanotte. Questo programma è stato offerto da... Volevo dirti che la casa è davvero bella adesso. C'è anche più luce, sai? Abbiamo ristrutturato la cucina e abbiamo cambiato le finestre.
Senti, e quando ci vediamo per gli altri progetti? Ma con chi parli a quest'ora? Sono con Anna di Emil Banca. Ah, ciao Anna! Entra in Emil Banca. I tuoi progetti sono di casa. Emil Banca, il cuore nel territorio. Quasi quasi divento socio anch'io. Quasi quasi mi faccio uno Yomo. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go, lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo.